start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Elder End, un gioco dal prezzo di 19,59€, se non ricordo male, ed è uscito da poco, è uscito il 16 di febbraio 2023. E contrariamente a quanto magari potete vedere su Steam, il gioco è in italiano. Che cos'è? È un gioco di ruolo d'azione? È un Metroidvania, non lo definirei un roguelike, però come tipologia di gioco potrebbe sembrare un Dead Cells. Il personaggio che ho scelto ricorda molto invece Geralt di The Witcher. Mi ricorda anche un pochino Elden Ring, se vogliamo, perché si combattono i mostri, ci sono i falò, dove è possibile salvare, muoversi e azzerare gli attributi. Premendo il tasto Start invece abbiamo l'equipaggiamento diviso tra arma primaria e secondaria, che tra l'altro potete shiftare da un set all'altro. Primaria, secondaria, le frecce, l'armatura, lo scudo, l'accessorio 1, 2, pozione 1, pozione 2. Lo sto giocando con un pad che si presta molto bene. Come potete vedere, allora, tra l'altro abbiamo la possibilità di vedere i potenziamenti in basso lì a destra, quindi c'è anche una componente crafting. E non potete sparare le frecce se non avete appunto le frecce, quindi ci sono anche i consumabili. Ma non è finita qui, perché c'è la schermata del personaggio, dove a ogni livello potete distribuire un punto diviso tra vitalità, forza, saggezza e destrezza. Abbiamo l'inventario con reliquie e oggetti di creazione. Abbiamo l'archivio con tutte le lettere che troviamo in gioco, sembra tradotto anche piuttosto bene. Abbiamo la mappa, che è quella classica che ricorda molto anche Dead Cells, con i punti di interesse, i portali, i mercanti e i falò, chiamati proprio falò. Ricominciamo, perché io ho iniziato da pochissimo e sono probabilmente ancora nel tutorial. Lì in alto c'è qualcosa che però non riesco a raggiungere, mi servirà qualche consumabile. C'è una storia raccontata abbastanza bene, insomma, e lì c'è un primo boss. Non vi dico nulla sulla storia, vediamo quello che succede. B per scattare all'indietro, questo mi mancava. Abbiamo anche con il tasto Y la possibilità di shiftare ad arco, ma ho finto le frecce. Ora andiamo a combattere. Non ho pozze, quindi... Ok, l'abbiamo decapitato. Che violenza. Allora, saltando si salta, tenendo premuto si salta ancora di più. Il problema è che non ci arriviamo lì sopra. Quindi dobbiamo continuare. Qui c'è un forziere, abbiamo trovato la pozione, quindi premendo LB, sì, dovrebbe essere LB, beviamo la pozione e recuperiamo i punti vita. Con RB invece si preme e si attiva la seconda pozione, ci sono due slot pozioni. Iscrizioni pulsanti verganate col sangue, non ne conosco il significato, ma non può essere nulla di buono. Musica molto bella. Scattare invece direzione più lo scatto. Ok, quindi premendolo fa il salto indietro, tipico dei Souls. Vedete che... Mannaggia. Quindi io premo questo e non mi scatta, però, perché? Ok, ce l'ho fatta. Questi sono nemici che muoiono con due colpi, ma lì sopra c'è qualcosa che mi sta venendo incontro. Ok, voglio dare un'occhiata qua. Qua non si può andare avanti, lì dietro c'è una leva, quindi probabilmente bisognerà in qualche modo girarla. Livellato, quindi dovremmo avere tecnicamente due punti adesso, vedete sotto. Io non li metto ancora perché non so ancora bene cosa mettere. Voglio dare un'occhiata alla mappa, perché voglio vedere dove siamo finiti. Ah, ok, siamo lì. Qua cosa dice? Ah, più per spingere. Ah, ma scusami. Adesso fammi dare un'occhiata qua sopra, perché c'è un forziere anche lì. Vuoi che fai? Te ne privi? Ok, abbiamo l'arma secondaria. Adesso con LB si lancia l'arma secondaria, immagino. No, me l'ha appena detto, ma non mi ricordo più il tasto. Premi su
più X. Quindi io premo su più X. Apriamo la nota. Note, è stata rilevata da crimini spinali di luce, voce inquietante. Ok, ma scusate, io ho lanciato quest'arma qui. Ma scusami, io se premo di là... Boh. Non mi è chiarissima la cosa, perché io premo su e più questo. Ah, lancio... Ah, per colpirlo, ok. Ok, interessante. Posso colpire, usarlo per colpire solo in alto. Comunque io avevo da fare di sotto però, eh. Non mi sono distratto io ad andare in questa parte di mappa qua, ma in realtà dovevamo spingere questo affare qua. Ah, ok, abbiamo creato la scorciatoia perché siamo tornati dove eravamo prima. Ok, ok, scorciatoia creata, tipico anche questo dei giochi di questo genere. Poi io non voglio offendere nessuno dicendo che mi ricorda Elden Ring, però diciamo che mi dà meno l'impressione di essere un... Che cacchio è quello? No, decisamente no. Non mi dà l'impressione di essere un Dead Cells, volevo dire, ma mi dà più l'impressione di essere più simile a un Elden Ring, per quanto sia un Metroidvania in fondo, invece. Salviamo la partita, tecnicamente dovrebbe rigenerare i mostri, comunque si va avanti, vediamo di qua da che parte si va. Cos'è questo? Sia fatta la tua volontà? Vabbè, apriamo questo, ho trovato lo scudo, perfetto, quindi dovremmo tecnicamente avere con RT la possibilità di bloccare. Quindi, riassumendo i colpi, la X colpiamo con un attacco, con il grilletto destro ripariamo, dovrebbe esserci un attacco secondario sul grilletto sinistro ma non c'è, i due dorsali del pad sono le due pozioni che non abbiamo al momento, vedete che le sto evidenziando, basta, questi sono i tasti. E sono morto. Ricarica l'ultimo salvataggio. Ok, sì. Si rinasce da qui, ma tecnicamente non c'è niente che abbiamo perso. Si continua così, recuperiamo. Cioè, è proprio a save game. Cioè, non ha la meccanica da roguelike. Ecco. Si muore, si riparte, non è che si deve recuperare niente, anime e cose varie, quindi effettivamente non è un Elden Ring. Io spero di trovare una pozione, prima o poi, perché... Ok, sto usando queste... Questo che tra l'altro non so nemmeno che attacchi abbia. E evoca quell'affare lì. Ok, ho bisogno assolutamente... immediatamente di una pozione, ma qua sì. Vuoi compiere il rituale di sangue? Non mi sento ancora pronto, c'è qualcosa che no, facciamo il rituale di sangue, vediamo che cos'è. Ci abbiamo sacrificato tutta sta gente qui per avere un anello? Sì, quindi alleanza di sangue, vitalità più 4. Ok, però abbiamo perso ulteriore vita, credo. Il problema è che se moriamo adesso... Ah no, fortunatamente abbiamo livellato, quindi abbiamo ripristinato la nostra vita. Perfetto, che due palle. Vorrei trovare anche delle frecce per farvi vedere là. Eccolo qui, eccolo qui. Allora, con Shift possiamo cambiare, Shift con Y possiamo cambiare. E praticamente c'è l'abilità secondaria che è appunto il grilletto destro che ci fa attaccare saltando indietro. Così. Abbiamo perso un sacco di vita. Ho finito già le frecce, quindi inutile. Salvo la partita. Tecnicamente, vediamo se torno indietro e mi ripristina il nemico. No, sembrerebbe sì. Allora, vediamo un attimo. Mappa.
si può andare di qua. Sotto c'è in rosso un punto di interesse. Andando sotto sarà il... Allora, premi questo per controllare la mappa. Perfetto, sì, giustamente c'è anche il tasto. Il select, detto volgarmente. Abbiamo una pozione. Abbiamo un piranha. Il problema è che non avendo pushback... gli possiamo dare tre colpi e poi saltargli dietro. È difficile, è difficile. Sì, è, secondo me è improponibile giocarci con la tastiera. Questo è noioso perché sono due colpi, ma è questo è ancora il più noioso di tutti. Comunque, un sacco di soldi e c'è un vermone. Qua sotto probabilmente si torna dove eravamo prima, ma non mi interessa. Voglio andare avanti di qua. C'è un ascensore. Poi io voglio continuare a dare un'occhiata. Questo muore con un colpo, ma ci fa male, malissimo. Vediamo se riesco a... mannaggia. Questo cibo che... Anche perché l'arco, io ho già finito le frecce. Veramente sono pochissime le frecce. Tre colpi, ma è il quarto. Possiamo farne due e poi saltargli dietro a quello. Adesso... altre asce. Una sola, però. Vabbè. Questo non riesco mai a evitarlo. Ho la pozza, ma me la userò quando posso. Ovviamente bisogna ragionare per save game. Nel senso che se io muoio adesso... riparto da dove ho salvato al falò, quindi non è una cosa di perdo tutto, è una cosa di mi devo rifare tutto, che è diverso, quindi è più appunto un forse un Metroidvania che altro. Ma questo non muore mai? Che cazzarola. Oh, livellato, ho preso anche vita. Devo mettergli dei punti, io con quel gioco non mi sta consigliando niente, ma dovrò mettergli dei punti. Altra ascia. Ho preso un coltello anche. Ma voglio capire, il coltello cosa me ne faccio? Li lancio? Cioè, io ho il secondo... Ah, premendo in alto, ok. Allora, ok, no, in alto più questo, gli lancio il coltellino. Aia! Ah, ma c'è un geyser lì, pozione. Questo è il vermone. Ce ne sono due, vediamo se riesco a evitarli, ma dubito. Mi ignorano, ma trovo soldi. Ce n'è un altro di quelli stupidi. E non ho più pozioni. Ok, abbiamo una leva con un montacarichi. Avevamo trovato un altro montacarichi più in là che andava giù, ma in realtà ci stiamo facendo prendere dall'open world e stiamo andando un po' dove ne abbiamo voglia. Probabilmente abbiamo già sforato da... no! C'è un falò, però io voglio trovare quel... Ok, grazie. Però adesso schiattiamo. No, non c'è danno da caduta, fortunatamente. Si torna su e andiamo al falò. Non abbiamo ancora sbloccato nessun mercante. Non è sbloccato, non l'abbiamo trovati. Ok. Oh, Mulor, la città in rovina. Salvo. Oh, bella lì. Aspettate un attimo, c'era un parametro. Ora esplorato 6,8%. Sembra essere anche bello grande. Se questo 6%, 20 volte questa mappa sarà bella, bella intensa. Beh, stiamo cambiando ambientazione perché stiamo andando in città adesso. Quindi come esplorazione sullo stile di Dead Cells. Ma scusa, se io uso lo scudo?
ok, sono morto, ma riparto lì in fondo, quindi non è un gran problema. Abbiamo una pozione, ma che pozione è quella? Pozione di mana. Ma non abbiamo magia noi al momento. Questo è tosto, eh. Ci ha dato un botto di esperienza. Ovviamente è bravino il tizio. Aia. Probabilmente è anche facile prevedere che attacca con i coltelli, quindi... Però cacchio, sei tosto. Probabilmente siamo in una zona fuori livello. Non riesco a superarlo. No, non si va su. Perché altro qua è chiuso. Non si va oltre. Bisogna andare sopra di qua. Ma non credo si possa fare adesso, quindi eccoli, è tornato. Niente, ci rinuncio. Torno indietro. Diciamo che la città non è una grande scelta per noi. L'abbiamo fatta un po' fuori dal vaso. Dobbiamo stare qui al momento, cioè non abbiamo ancora sbloccato neanche il viaggio veloce, quindi bisogna cercare di capire dove andare. Avete un po' scassato le palle? Ma no, sono passato sul geyser. Allora, non si può usare il teleport al momento. E non possiamo neanche azzerare gli attributi. Secondo me abbiamo saltato il tutorial, ma a mani basse, bassissime. Però vabbè, dai, torniamo indietro e vediamo. Tanto vediamo se riusciamo a saltare il primo. Non morire di fronte ai vermoni. Sta andato. Fa tutto comunque esperienza. Sì, fa tutta esperienza, perché uccidere i mostri, lottare i vasi, tutti ci danno oggetti. Aia. Che cacchio, sono morto di nuovo. Si riparte da qua, mannaggia. Vediamo la mappa. Dobbiamo andare là in fondo. In fondo qua c'è un save. Possiamo salvare lì. Ma bisogna proprio essere fisicamente bravi. E magari lootando trovo anche qualcosa di utile, qualche pozione magari che... Allora, questo salta. No. Uno, due, ok, andiamo di là. E qua dovrebbe esserci il falò. Andare questi. Sì, vabbè. Non lo possiamo superare con il... Qua ho avuto culo, non è che sono bravo. Ok, abbiamo... questa era la zona che non abbiamo fatto prima. Quindi qualcosa mi dice che dobbiamo temporeggiare qui. E sbloccare ulteriori cose, perché... Se no non ce la facciamo. Il problema... Ok. Il problema è che non abbiamo salvato. Quello cos'è? No, non succede niente. No, non abbiamo salvato e quella grotta mi sembra molto minacciosa. Quindi
cerchiamo di capire se c'è qualche... È morto il tizio, ok. Oh, il falò finalmente, salva. Ok, abbiamo fatto un 1% di esplorazione adesso, quindi... Ok, possiamo andare a vedere cosa c'è lì dentro. Qua si può scendere ulteriormente, però, eh? Oh, finalmente un mercante. Eccolo qua. Vediamo cosa vende. Salve, viandante, mi chiamo Pollo. Un mercante... Sì, vabbè. Anello rivelatore. Vediamo un po'. Mostra la salute dei nemici. Molto bello questo. Molto bello. Frecce. Falsetto combattimento, pozione curativa, valgono tantissimo, ma io mi compro questo, che è utilissimo. Vediamo se me l'ha già equipaggiato, perché accessorio anello rivelatore. Ok, abbiamo la vita dei nemici adesso. Voglio provare, voglio provare, vai, prima di tutto, a fare un bel save qui. No, no, vabbè, dai, intanto è l'ultima. Andiamo e vediamo. Bellina sta cosa, mi ricorda un po' Nier Automata, dove non abbiamo la HUD e ce la otteniamo. Eccola lì la vita. Non gli facciamo niente. Bisogna fare qualcosa. Ha una protezione o qualcosa lui. Quindi bisogna... sì, vabbè. Niente, ha una sorta di scudo e bisogna... Sì, vabbè. Bisogna capire come batterlo. Beh, per intanto... Adesso... di qua si va avanti. Sembra interessante. Interessante e meno opprimente di quello che può essere un... un roguelike. Ma allora non c'è il danno da caduta, ma sono decisamente curioso di provare questa nuova arma. Spada leggera, portatore di luce. Questa potrebbe essere la svolta, perché questa faceva 4-6, questa fa 8-12, quindi fa il danno massimo, se non di più. Bellissima. Voglio vedere in quanto tempo muoiono i nemici. Oddio, qualcosina sì, però... però questa ha la luce all'interno, quindi magari potrebbe anche aiutarci. A battere prima certi nemici. Dobbiamo aprire quella porta. Level up. Ok, ma non credo mi svolterà l'avventura questa spada, come l'impressione. Però bella il fatto di avere l'arma nuova, che non viene vista come un RNG, come può essere un Dead Cells dove ogni run è diversa. Qui c'è l'avventura, salvate, morite, ripartite da dove avete salvato, avete l'equip da trovare, che non è neanche così scontato che troverete, perché è dovuto al... sì, questo capita sempre, è dovuto all'esplorazione. Attività mossa secondaria, no. Voglio vedere se gli faccio danno a sto tizio, adesso vediamo. Ok, dovrebbe essere di qua. Però un bel save si potrebbe anche fare. Vabbè, proviamo, dai, tanto vedo subito se gli faccio danno o meno. Ho l'anello della vita. Perché non ho l'anello? Perché non l'ho comprato. Bevi, bevi. Purtroppo non l'ho comprato l'equipaggiamento, l'accessorio, perché mi ha ricaricato quindi la partita, quindi non posso vedere quanto...
Scusa. Ok. Ma perché? Mi silenzia e non posso attaccare. O quando sono in movimento non posso. Vabbè, ragazzi, questo era Eldarend. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Il prezzo è, vabbè, adesso è scontato sui 16 euro qualcosa per il lancio. Insomma, quando vedrete il video invece sarà già terminato. 19,59€. Non è male se siete appassionati del genere. Non è un roguelike, non è un roguelite. Non può essere un Souls-like, ma con meccaniche diverse, più un Metroidvania. Però è bello, è un bel gioco, ha le meccaniche appunto da gioco di ruolo con i punti alle caratteristiche che io non ho distribuito. Fatemi sapere qua sotto nei commenti e alla prossima. Ciao ciao!